viva Pinata! Bene, allora, intanto entriamo nel nostro bellissimo giardino, eccolo qui. Abbiamo fatto veramente, ma veramente dei grandi risultati, o comunque così, delle grandi cose abbiamo fatto comunque, perché il nostro giardino è diventato molto più grande. Se non avete mai visto i precedenti episodi, non potrete mai capire cosa. Ok, intanto questo ha mangiato due birre. No, poverini. Praticamente, eccolo qui. Ok, io proprio. No, mi metto la vanga. Ecco! Oh no! No, amore mio! È troppo carino! Ok. No, praticamente ho questi perché. Voglio sapere il perché sono qui. Ma non ce l'ho io un Newt Gatto, Doug Doug. Un gelù. Vabbè. Ed sta, eccolo qui. Ragazzi, sicuramente entra, perché non è possibile che non entrerà neanche questa volta. Cioè, che anche questa volta. Quindi entra per forza. No, invece. Comunque volevo far riprodurre quelle cavolo di farfalle, perché nello scorso episodio ci stavo provando, ma vedi, rimangono sempre qui dentro e io non posso, perché se rimangono lì non posso farle cosare, vedete che rimane così, stanno dormendo, posso capirlo perché è notte, però non possono rimanere tutta la giornata lì dentro. Cioè, queste qui invece devono avere una casa, ma noi dipende, ne abbiamo 158, con 158 non potremo mai farlo, mentre l'altro dov'è? Eccolo qui, perché questo ancora non è cosato? Le mangio una margherita o un ranuncolo. Sì, ho capito, ma se non lo vuole mangiare non è di certo colpa mia, ragazzi. Cioè, tutte queste cose fanno le cose, ma non fanno quello che dico io. Non lo fanno quello che dico io. Queste in teoria dovrebbero mangiare un vasetto di miele, e poi non si sa. Però il vasetto di miele, vi ricordo che costa 500 monete, e io ovviamente ne ho 158, e quindi non possiamo. Però questo è cresciuto, e anche questo, perfetto. Mentre qui stiamo facendo un piccolo orticello. Oh no, no! Dovete rinascere! Basta, tutti via. Ok, mentre questo qui invece niente. Finché non si staccano le zucche significa che ancora non sono pronte, quindi ancora non possiamo venderle, se no sarebbe tutto inutile. Lo sapevo, mi sta facendo male il cuore a sinistra. Muori, non attaccarla. Ok, siamo riusciti a evitare questo pericolo. Bene, questo che cos'è? No, sono ancora qui dentro loro. Ma no. Cosa? Ah, ok. Mamma mia, che paura, ragazzi. Se avessi al volo pensavo che era successo qualcosa di strano. Ok, comunque è nato. Ora ne abbiamo tre o quattro. Ne abbiamo quattro. Buono, buono. Non rientrare. Raga, me lo fanno apposta. Io non so come farle riprodurre di questo passo. Cavoletti. Ok, questa non è innamorata, quindi ce la facciamo innamorare. Però se non sbocciano ancora i fiori, allora vieni intanto qui. Qui non riesco a vedere se le mele sono già fatte. No, e neanche all'altro albero, quindi per il momento niente. Ok, sono sbocciati i fiorellini. Dov'è? Eccolo qua. Dobbiamo farli innamorare. E mangiala per forza. Che cos'è stato? Che? Cosa dov'è? Perché? No! Dai!
A meno che non ci è riuscito prima. Diamine. Qui stanno già morendo, ma cosa sono queste zucche però? Muoiono ogni 2 secondi. Oh, c'è un ragno! Vediamo se riesce a... Oh, oh! Vieni, per favore, che tu sei rarissimo! Please! Uffi! Dai! Allora, voglio un attimo andare al diario e vedere per quale motivo c'è una visita di queste cose. Allora, l'enciclopedia, l'ignata. Vediamo. No. All'altro. Dov'è? No, allora sta di qua. Dov'è? Oddio! Eccola. Questo animale è rapido. Allora, Rexy di comparsa. Guardate, di erba. Però ci stiamo avvicinando. È di erba alta. È venuta, ecco perché, requisiti di comparsa, ecco il perché, però, ecco appunto, di erba alta è ancora al 6%, ragazzi, e addirittura questo è il 40%, quindi dovremo ingrandire ancora di più il nostro giardino, chissà per quanto così grande deve essere. Invece il requisito di visita più o meno già ci sta. E ha molto senso in effetti, però purtroppo ci vorrà ancora molto. E invece quel ragno raro che abbiamo visto... Forse è questo? In teoria sì. Eccolo qua. Se tu sei di livello 6 o superiore, noi siamo di livello 5. Ecco perché si è avvicinato, anche se non entrerà mai ancora. Però se siamo a livello 6 sì. Invece deve... 4 tuffi in giardino. Non è possibile perché quelle caspiterella di come si chiamano, di rane, ce le mangiano in continuazione, quindi 4 tuffi sarà veramente una cosa esagerata e quasi impossibile. Oppure 4 Rhysand, ci stiamo avvicinando perché ne abbiamo 2, ma quando riusciremo a prendere 2 vasetti di miele sarà veramente, veramente impossibile, ragazzi. Cioè, non so quanto tempo ci vorrà ancora, ma purtroppo è così. Oh, eccola, è rinata. E mangia il ranuncolo. Sì, il ranuncolo, eccolo qui. Ti prego, mangialo. Ma perché non vuole? Ma cos'è che non va? Non vuole mangiarli. Lo vedete? Non vuole proprio. Dai, please. Una margherita o un ranuncolo? Questa è una margherita. Ragazzi, proprio non vuole. No, adesso voglio le informazioni. Uffa. Ragazzi, non ne vuole proprio sapere di queste margherite o ranuncoli. Io non ci posso fare niente. Cosa, dove? Il mio Taffy, poverino! Ma se comunque non può diventarlo, perché lo vuole? Uno scogliettolino! No! Vieni! Ecco, ragazzi, ora lo uccido. Ok, ha mangiato le nocciole. Le nocciole ci sono, dai che ci sono! Sono nati? A me non sembra ancora, però... Cavoletti. Vediamo queste se invece sono qui dentro. Ce n'è una. Non è possibile, ragazzi. Io non riesco a farle accoppiare. Cioè, è praticamente impossibile. E questa qui invece deve avere ancora acqua, in teoria, vero? No, guardala! Guardala! Vai in fuga! Comunque c'è un altro Taffy, ma se continuiamo in questo modo è praticamente impossibile che riusciremo a farli vivere. Però in teoria, ragazzi, io volevo vedere un'altra cosa nel diario, perché in teoria dovrebbero esserci tipo delle api o cose strane. Forse dovrebbe essere questa. Sì. Avere 2 ranuncoli in giardino.
E allora sarà comparsa da qualche parte, ma non l'abbiamo vista perché noi di rannocchi ne abbiamo tipo o tre o quattro. Bene. Stanzi a vedere se rannocchi in giardino. Bene. Immediatamente, subito, subito, dobbiamo assolutamente averne sei rannucoli in giardino. Villaggio, sì, andiamo subito a comprarne sei. Abbiamo 98, Pomeriggio, 98 monete, entra. però. La compra è il Vabbè. benvenuto. Chi guarda e Rannucolo, basta. rannucolo, 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 rannucolo. Raga, non c'è rannucolo, dai, rannucolo, rannucolo. Eccolo qui. Per sicurezza ne compro 6, almeno stiamo sicuri che ce l'abbiamo per forza. 1, 2, 3, 5 e beh, 6. Perfetto, sì, quanto costa? Ah, 12, ok, allora non fa niente. Va bene, oddio, che paura sto tizio. Parliamo, almeno ci dà un Seguimi. buon cosino. Sì, non mi interessa quello che dici, basta che mi dai un seme. Ok, che seme è? Non l'ho mai visto, forse il crescione. Ah no, seme misterioso. Toccare della cera, eh? Sembra di toccare della cera, di sicuro resisterà benissimo all'umidità. Ok, quindi piantiamolo. Piantiamolo qui, magari. No, non me lo fa piantare. Aspetta, prendiamo un attimo questo, scavo un buchino, lo prendo e no, raga, a meno che non lo piantano tipo in acqua. Ah, ho piantato vicino ad un cosino, ok, allora facciamo una cosa. Prendiamo qui, richiudiamo un attimo il buco, sì, lo riempiamo e... Tipo qua facciamo una zona dove se riusciamo magari ne compriamo un altro qua e lo piantiamo qui perché non voglio piantarlo proprio in quella zona. Cos'è? Ok, anche questo pericolo è stato evitato ragazzi, ma io credo per fortuna, speriamo che non abbia fatto ammalare nessuna delle nostre cose. Perché ho una parola. Oh, qui stanno morendo. Ecco appunto, stanno morendo. Queste zucche non so per quanto tempo le devo tenere qui, ma ora mi viene il dubbio se cresceranno mai. Vediamo se sono qui dentro, perché se sono qui mi fanno imbestialire. No ragazzi, cioè io non so sinceramente come fare. Dobbiamo rimandare questa cosa di nuovo al prossimo episodio, perché non è possibile che stiano sempre qui dentro queste cavolo di cose. Non è possibile. Qui i ranuncoli stanno crescendo. Sì, stanno crescendo anche abbastanza bene. Non so se qui le nocciole sono pronte. Vedo che da lontano neanche le mele sono pronte. Quindi forse dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. Qui questo non ne vuole. Vieni qui ora e te lo mangi, mangia. Questa è la margherita, sì, è la margherita. Lo vedete, raga? Non so, o è buggato, non è possibile che sia buggato per così tanto tempo, per così tanti giorni e per così tanti video, no? Non lo so, mamma mia, non lo so. Oh, si sta seccando questa. Annaffiamola che. Non so cosa sia, è tipo gigantesca. Forse ho fatto anche bene a piantarla così, in modo che sia abbastanza. Oh no, attenzione, ragnetto! Oh, poverino, però è troppo carino! Che sia vicino a tutte queste altre cose, perché qui, ragazzi. Cioè, questa è proprio la nostra area di giardino. È veramente, veramente bella, mi piace un sacco. Mentre poi magari intorno ci sono tutte case, oppure abbiamo tutto questo spazio da utilizzare per fare la casa di ragnetto, oppure della volpe, e anche delle altre cose, come si dice? Delle altre. Ah, a parte questo, vorrei vedere qui. Ha mangiato un pokeberry. Come viene un pokeberry? Vediamo un po'. Perché non ne ho la più pallida idea.
Bravina in tutto, ma non eccellente in niente. Ecco la descrizione perfetta della quackberry, che sa volare e sa nuotare, ma non benissimo. E anche quando cammina ondeggia da tutte le parti. Beh, ci vuole ancora un po'. E anche per la rana che continua a mangiarci tra i tafli ogni volta che diventano stanziali e non riusciamo mai ad averli, mannaggia. Avere una spiga di grano in giardino. Beh, se non abbiamo l'acqua comunque non servirebbe a niente. Quindi ci vorrà ancora un po'. Prima facciamo le cose facili e poi cominciamo con quelle un po' più difficili. Comunque, io mi metterei qui, almeno vediamo tutto quanto il nostro giardino come sempre. Puff, qui lo vediamo tutto. Abbiamo veramente un giardino immenso, ragazzi. E sono veramente, veramente felice che le nostre vignate vengono ogni giorno in visita. Oh, si stanza, è veramente, veramente bello. Quindi io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!